Amazon è responsabile di quello che vende sulla propria piattaforma, anche quando mette in contatto come semplice intermediatore le parti acquirente venditore? Ebbene, lo vediamo subito in questo video YouTube. Trovati a tutti i nostri iscritti su questo canale YouTube di informazione giuridica. Il caso di oggi è particolarmente interessante perché chi oggigiorno non si avvale di Amazon per l'acquisto dei propri prodotti di qualunque genere ed utilizzo? Ebbene, è una piattaforma che funziona alla grande e quello che ci domandiamo sempre: ma Amazon è responsabile anche quando vende i prodotti a livello di marketplace, ovvero sia quando si comporta come un semplice luogo, una semplice vetrina di intermediazione? Ebbene, andiamo subito a vedere cosa è successo. C'è una sentenza che ha dato un primo impatto, una prima valutazione proprio di questa responsabilità di Amazon. Naturalmente l'intermediario digitale è considerato sempre responsabile dei prodotti che vende, però e soprattutto quando appunto questi prodotti risultano magari contraffatti. Infatti il caso di specie preso in esame da questa recente sentenza è un caso californiano dove un cliente credeva di acquistare un famoso marchio di scarpe e invece ha acquistato un marchio appunto contraffatto proprio di scarpe messe sulla vetrina di Amazon con un richiamo totalmente sbagliato. È evidente che in questo caso c'era proprio la contraffazione. Questa causa è partita in doppia linea e naturalmente l'esito è stato quello di riconoscere una responsabilità di Amazon anche in qualità di marketplace. In questo caso marketplace cosa significa? È un luogo semplicemente di intermediazione, cioè un luogo dove si mettono a contatto acquirenti e venditori. Proprio questo ruolo, diciamo così, può indurre a certe ambiguità nel settore, soprattutto sotto il profilo giuridico. Non ci sono ancora normative che disciplinano in modo specifico questa responsabilità. Naturalmente stiamo attendendo che siamo alla vigilia della promulgazione appunto di due regolamenti europei che potrebbero cambiare sensibilmente le regole del gioco. Tornando però a questo primo, diciamo, orientamento giurisprudenziale, pare proprio che in ogni caso non ci sia un'esenzione proprio di responsabilità, ma dopo due anni su cui si è espressa appunto la Corte d'Appello su questa causa in California, ha ritenendo appunto Amazon responsabile di questo prodotto, parliamo così, difettoso, perché comprato appunto da un utente che ha rilevato questa contraffazione. Sostanzialmente il giudice dice: il gestore della piattaforma diventa parte delle attività e quindi ne assume oneri ed onori. Sostanzialmente Amazon quindi è tutti gli effetti, diventa un elemento del processo della vendita, non può sottrarsi da questa qualifica, mette a disposizione il prodotto, trova l'utente finale, gestisce in via esclusiva anche la comunicazione con il cliente, una logistica di consegna, il pagamento con il cliente, tutte attività che lo fanno diventare complice, ovvero sia elemento fondamentale proprio dell'acquisto e della compravendita. E quindi questo ruolo implica anche una propria autonoma responsabilità. Questo è l'approccio che naturalmente ha dato questo giudice, ma che direi si trova molto, molto interessante e anche ci trova molto d'accordo. Ad oggi, dicevo, le regole del gioco degli intermediari sono regolamentate in maniera molto farraginosa. Una delle norme è l'SDA, secondo cui in ogni caso c'è una certa tutela da garantire ai consumatori che concludono a distanza con operatori commerciali tramite una piattaforma, e che tra l'altro conferma questa visione, diciamo così, avveniristica del giudice californiano, dicendo che questa piattaforma deve comunque preventivamente assumere delle informazioni utili su quelli che sono i marchi, su quelli che sono i fornitori, eccetera, che vengono appunto raccolte secondo la propria diligenza di operatore del mercato. Ebbene, deve accertarsi che sia un'impresa valida, sana, diciamo così, e non certamente una contraffattrice di prodotti. Bene, speriamo di esservi stati utili anche in questa interessantissima sentenza. Non vi invito altro che aggiornarvi sempre sul nostro canale YouTube e a iscrivervi al nostro canale.